Un mito si disegna sicuramente amandolo, capendone però anche i difetti e raccontarli. Però non puoi raccontare di un mito che a te non interessa. I personaggi che io ho raccontato, io sono innanzitutto fan, li ho sempre apprezzati a livello sportivo, a livello umano. Poi a me piacciono un po' questi geni ribelli che sono anche un po' scomodi a livello mediatico perché non si capisce mai come ingabbiarli, non fanno sempre il compitino. Mi stimolano la fantasia, no? E quindi mi viene da cercare delle storie legate a loro. Un mito credo che si disegna e si scriva così, almeno questo è il mio metodo, poi ognuno c'ha il suo.